già a casa, signore. Da un istante Abele è a casa sua. Qui. Io la ringrazio per la sua indignazione. È giusta, è sacrosanta. Ma da un istante la sua indignazione è divenuta superflua. Proprio da un istante. Ho deciso. Abele resta con noi. Con me e con Vice. Il padre e la madre veri. Ma che cosa vuoi fare? Fare oggi, coraggiosamente, quello che avremmo dovuto fare allora, pacificamente. Sì, ma senza equivoci, però. Non vorrei essere frainteso. Non è per amore tuo, Vice, che lo faccio, no? E non è nemmeno amore per il bambino. Forse nascerà, crescerà l'amore per lui, ma non è nemmeno questo che mi spinge ora a decidermi. È piuttosto un'idea, una convinzione che è nata lentamente in me. Ecco, e che ora all'improvviso si è maturata. Vanna, non potevo continuare così nella vita che facevo. Tu lo sai bene che non potevo. Io ho cercato e mi sono ribellato sempre in silenzio ma violentemente contro la mia inutile vita. Avevo provato tutte le strade senza riuscirvi mai. E che altro mi restava? O finirla? Dire addio al tutto, anzi al niente che uno è stato? Oppure trovare qualche cosa di importante, ma di veramente importante a cui votarsi, a cui sacrificarsi? E avevo cercato, tu lo sai, mi ero attaccato a varie imprese, a varie persone. Ecco, questa è la cosa importante, mi dicevo. E invece niente, niente, sempre, tutte le volte sbagliato. Giungeva sempre un certo mattino in cui, svegliandomi, mi accorgevo che tutto quello per cui avevo lottato, talvolta anche sofferto, mi si era come guastato per strada, come cambiato per via. Ed è per questo che avevo rinunciato a lottare, per questo preferivo non muovermi più. Ma adesso, sacrificarmi per un figlio, per questo figlio qui, per Abele, non mi era mai successo. E devo dirvi che mi sembra l'unico sacrificio che valga la pena d'essere fatto. Perché oltretutto mi consente di ritrovare un ordine che si era spezzato. Ecco, io ripristino un ordine naturale, elementare, semplice. Padre, madre e figlio riuniti. Ordine però, mi capite? Senza l'intrusione di slanci, di sentimenti, di passioni, no? E soprattutto, senza l'amore. Anzi, io credo che sia proprio l'amore a portare al disordine. È qualche cosa di tanto privato e di così egoistico. Sì. Ritorniamo all'ordine.